La si vuole, a che punto siamo? Andando avanti e indietro, ha dimostrato per l'ennesima volta che lavora al di fuori della legge. Mi domando perché qualcuno in procura non abbia confermato il sequestro e non sia andato avanti con le indagini, perché mi sembra evidente che non rispettino le leggi e che favoreggino nei fatti i trafficanti di esseri umani. E quindi ci sono in acqua tutti i mezzi e tutti gli strumenti legislativi necessari per evitare che questi aiutanti dei trafficanti nei fatti arrivino in Italia. C'è avuto la notizia della querela da parte dell'equipaggio della Sea-Watch, hanno annunciato che la querela... Preoccupatissimo, essere denunciato da chi non rispetta la legge mi riempie di emozione e di gioia. Non crede all'ONU secondo cui la Libia non è un porto sicuro? Beh, ma è la stessa ONG che aveva chiesto alla Libia l'indicazione di un porto, magari confidando nel fatto che da Tripoli nessuno avrebbe risposto. Da Tripoli hanno risposto: se mi chiedi un porto in Libia, ti danno un porto in Libia, ma in Libia. Sicuramente non arrivano in Italia, perché per fesso non mi prendono e perché usano gli esseri umani per loro indegni interessi politici. Non so se economici, ma sicuramente politici.